È la cosa più sbagliata proprio. Idrografia, anche detta water dipping, anche detta dippatura, anche detta cubicatura. Questa tecnica ha tantissimi nomi, ma a prescindere da come decideremo di chiamarla oggi, questo non cambia. Infatti, ovvero che oggi siamo qui all'aperto e siamo pronti a provare questa nuova tecnica. Di cosa abbiamo bisogno per realizzare questa tecnica? Abbiamo qui una serie di bombolette spray con vari colori, un bel contenitore trasparente, carino, simpatico, pieno d'acqua a temperatura ambiente, guanti, abbiamo anche questa scenograficissima maschera che prima abbiamo comprato perché pensavamo che l'avremmo fatto al chiuso, ma ora siamo all'aperto e la usiamo soltanto come oggetto di scena a questo punto. Dimmi. Dobbiamo cucinare. Per scrupolo lo metterei lo stesso perché quello spray fa veramente, veramente puzza. E infine abbiamo una serie di piccoli oggetti che oggi personalizzeremo con questa tecnica. La personalizzazione avverrà, poi la qualità della stessa non è garantita, ma noi ci metteremo il massimo dell'impegno possibile. La cubicatura è un metodo per applicare disegni stampati a superfici tridimensionali. È una tecnica simile ad altre che avrete già visto sul mio canale, come ad esempio la Suminagashi. Il colore attraverso le bombolette in questo caso viene spruzzato sopra una superficie liquida, andando a creare un sottile film che poi nel momento in cui vi verrà immerso un oggetto tridimensionale si applicherà appunto sulla sua superficie, adattandosi ad essa. Quindi per cominciare prendiamo il primo oggetto, semplice, lineare, una bella tazza. Cominciamo con lo spruzzarci sopra il nostro fissante, il primer. No, questo è l'attivatore. Eccolo qua. Il primer è una sorta di aggrappante, serve per permettere al colore di imprimersi meglio sulla superficie dell'oggetto. Mentre il primer si asciuga, cominciamo con il nostro primo mix magico. Rosso-verde, giallo-blu. Giallo-blu. Prima volta che uso delle bombolette forse nei miei video, eh? Strappare la linguetta. Usa la forbice, mi sa. Usa la forza. Coi guanti non riesco. Guarda, fai così. Dammi. Grazie. Wow! Sì, la maschera era necessaria. Provo a mettere un po' di blu nei punti bucati. A questo punto, tazza, 45 gradi di inclinazione. Vediamo che succede. Primo tentativo, magari fa schifo, però è la prima volta, quindi. Però dobbiamo scoprire come è venuto il risultato. Adesso appena si secca... Lo scopriamo. Numero uno, fatto. Adesso procediamo con le prossime. Il secondo soggetto di questo dipping è una bella cover per telefono, per il mio telefono peraltro. Che colore vuoi fare? Sempre voluto avere un telefono smalto acrilico, colore indefinito. Vabbè, rosso e verde deduco. C'è sempre il colore a sinistra che si espande benissimo, quello a destra è uno schifo. Forse parte dell'esperienza nel water dipping è anche sapere quali colori reagiscono meglio sulle superfici liquide. Direi rosso-blu per il momento vincono tutto. Boh, proviamo a vedere. Hai mai provato a farlo tipo con uno stecchino così? Non ho mai provato. Proviamo a provare? Qui il primer l'ho spruzzato troppo da vicino, non si è asciugato. Non è asciutto. Cambiamo soggetto. Questa è una delle tazze più brutte che abbia mai visto. Ah vabbè, scusa, ma così mi tratti? Il mio primo water dipping è venuto uno schifo, ma c'è bisogno di evidenziarlo? Migliorerai strada facendo, ma sai qual è? Non è colpa tua, è che secondo me sono proprio le bombolette che per water dippare fanno un po' schifo. Secondo me il verde, come d'altronde il giallo, ne ho spruzzate davvero troppo perché non si imprimono bene sull'acqua. Il rosso e il blu invece si comportano diversamente e guardando la superficie che hanno proprio fatto, non è grumosa, è molto lineare. Lavorando su questo, il prossimo mi verranno meglio. Vediamo intanto se... No, si sta già parzialmente asciugando, non lo voglio fare. Oddio, ho già fatto il danno. Pronto? Questo è il mio joystick della PlayStation, quindi a mio rischio pericolo lo sto per rovinare. Mi servono altre due mani in questo momento. Non dovevamo aspettare così tanto, forse. Oh no, aspetta. Salviamone uno alla volta. Guarda che secondo me entro la fine della giornata noi avremo imparato totalmente questa tecnica. Ok. Chissà, sarà pronta la nostra cover? È pronta. Adesso ti faccio vedere il terzo dipping, come sarà drasticamente meglio dei primi due. Farei blu e verde. No, abbiamo appena detto che il verde fa schifo. Ma non hai imparato niente. Il blu e rosso, blu e rosso.
Guarda là, va già bene praticamente. È perfetto. Non so se cambierei qualcosa. Forse adesso lo stuzzica. Hai capito? E niente, questo. Ma... No. È andata così. Procediamo subito. Senza ulteriori indugi. 45 gradi. Vabbè, che secondo me questo qui è buono, eh. Anche secondo me. Perfetto! È perfetto! Te l'ho detto che non sono io completamente incapace e che in parte dipende anche dal colore. Guarda! È anche una questione di rapidità e capacità di esecuzione, però guarda. Il terzo tentativo è sempre quello giusto. È venuto bene questo qui. Il terzo è venuto bene. Certo, se il terzo fosse stato il joystick sarebbe stato davvero fantastico. Non si può avere tutto. Ci siamo ricordati che Riccardo ci ha dato un compito molto importante, ovvero trasformare le sue Crocs in qualcosa di, se possibile, ancora più brutto. Una spruzzatina di primer E si vola. E mi sa che toccherà farne una per volta. Io quasi gliele farei pure diverse, così per prenderla ancora un po' più in giro. No, forse non è il caso. Niente, il giallo è repellente. Vediamo che si può fare. Oh mio Dio. Entra. Oh no, si è attaccato tutto anche sulla suola. Che succede? Pure dentro si è applicato tutto. Cos'è sta roba? È la cosa più sbagliata proprio. Guardale. Purtroppo il giallo rovina tutto. Non esimiamoci, proseguiamo subito. La mascherina te la tieni con... Ah, giusto, me ne sono proprio scordata. È che mi piace l'odore. Ai miei polmoni un po' meno. Tutti pronti? È vero che la pratica rende perfetti, eh? Sempre più bravi. Questo lato è incredibile. Ma poi la cosa bella è che anche la suola è incredibile. Guarda, io le vado a portare proprio nell'angolo dell'asciugamento. Cos'altro abbiamo da dippare? I film con le scarpe. Che dire? Abbiamo fatto appena in tempo a imparare come utilizzare le bombolette spray per fare appunto l'idrografia e subito abbiamo deciso di cambiare tecnica. L'altra cosa che però ci tenevo tanto a fare, perché sembra davvero la versione avanzata di quello che abbiamo appena fatto, è utilizzare dei film idrografici come questi. Queste pellicole hanno su di loro stampato un pattern che verrà applicato sull'acqua, si trasferisce appunto sulla superficie dell'acqua e poi a sua volta, una volta immersa, in questo caso abbiamo una ciabatta, si trasferisce quindi dalla carta alla ciabatta. In questo caso però c'è da fare un po' di preparazione prima, perché abbiamo questa incredibile ciabatta bianca che a breve diventerà nera attraverso l'utilizzo di questo nastro isolante che utilizzeremo per scocciare le parti che non vogliamo dippare. Comunque devono venire bene, perché tutto il tempo che ci sto mettendo, cioè, se poi vengono anche male, min cavolo, c'è anche dell'impegno. Una ciabatta fatta. Quante paia di scarpe abbiamo là? 4. Direi che possiamo cominciare. Impariamo ad applicare questo film tutti assieme. Per prima cosa ci si lecca le dita, una delle due rimarrà attaccata, quindi questo qui è il lato che va nell'acqua. Appoggiamo il film sulla superficie dell'acqua e lasciamo un minutino. E nel frattempo osserviamo con sguardo intenso l'evoluzione di questo film. 2 hours later. Un minuto è passato. Guarda che ci sta già liquefatto. Oh, si è espansa. È tutto così unto. Ma è bellissimo! Oddio, il teschio in centro, mi è venuto bellissimo! È venuto benissimo! Fantastico! Ma quindi non siamo noi ad essere scarsi! Era lo spray a far cagare! Sì! Guarda! Ok, mettiamola ad asciugare. Guardandola mi viene da chiedermi perché avrei dovuto farlo con le bombolette spray. Non c'è nessun motivo. Proviamo con la prossima trama, stessa procedura. Direi che il lato è decisamente questo. Sento proprio che si appiccica. E andiamo. Dai, ma guarda, è carinissima. È veramente molto bello, sai? A chi toccano queste ciabatte? Sono tue le stesse batte. Sono mie? Sì! Sto nutrendo più speranze di quanto pensassi sulle scarpe. Ma guarda che secondo me verranno bellissime. Ebbene, adesso stiamo preparando quelle che sono le scarpe del nostro studio. Scarpe non destinate a me, bensì alla collettività, al popolo. E quindi chissà a chi andranno queste simpatiche scarpe di marca indefinita. Fantastica! Ma ha preso ovunque!
Un minuto è passato. Madonna. E andiamo, ragazzi. Oh, questa se possibile è venuta pure meglio. Ma vieni. Ma vieni. Ma che bomba. Nuova scarpa, nuova pellicola. Aspetta, vado sotto al bancone a prendere le pellicole. Oh no. Senza farlo. E voilà. Eccola qua. I colori sono molto vibranti, mi piacciono. Ma anche con queste aspettative incredibili. Anch'io, anch'io. Forse è la mia preferita. Tensione, paura. Oh, è venuta, è venuta. È bellissima. Cavolo, è stupendo. Ma non indosserei mai, ma il risultato è figo. Come non indosseresti mai? Io sempre. Se noi volessimo essere estremamente precisi e fare questa cosa in modo serio, avrei forse fatto 3 pellicole, una per ogni lato. Ma noi siamo approssimativi. Infatti. Esatto, quindi basta. E voilà. Niente, ormai ho la faccia tutta impiastricciata. Ci sarà un teschio qua sull'occhio. Sarebbe bello però, eh. Sarebbe bellissimo fare proprio con la cuffia l'immersione della faccia. Oh, questo lato bellissimo. Bip. E voilà. Devo dire che a parte quelle di Rick sono tutte belle. Ultima pellicola militare, però un po' pixel. E guarda, si sta sfaldando. Vedo che sia un po' arricciata qua. Oh, ci proviamo. Madonna. Ma che carina. Posso dire, giunta quasi alla fine di questa esperienza, che la soddisfazione di farlo con la pellicola è totale. Con lo spray sconsigliato. Ho fatto un errore madornale. Vedi qui la pellicola non si è completata. E anche qua, vedi, probabilmente dopo averne fatte così tante avremmo dovuto cambiare l'acqua. È che l'acqua adesso è diventata molto untuosa, quindi non aiuta molto la... Però la parte esterna è venuta bene, molto carina. Ed è collocandomi in questo punto intermedio per non prendere proprio completamente il sole in faccia che vi dico che sicuramente questa è stata un'esperienza divertente, ma non è finita qui, perché adesso c'è una sfilata che abbiamo preparato apposta per voi nel nostro studio. Quindi andrei a mostrarvi le scarpe finite. Abbiamo lasciato asciugare qualche giorno le nostre scarpe, quindi è arrivato il momento di togliere il nastro isolante e vedere qual è il risultato finale. Sono molto curiosa. La soddisfazione è vedere tutto il colore e poi la parte bianca. Sì. È fantastica, guarda qua, ci sta. Bisogna rimettere i lacci. Sono venute proprio bene, contro ogni aspettativa. Sono proprio contenta del risultato, considerando che era la prima volta che le facevamo. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa con tutte le altre. Dire, questo è il risultato finale. Si parte dalle prime sperimentazioni un po' fallite. Questa cover purtroppo si sta spezzettando. La bomboletta spray è stata veramente fallimentare. Sì. L'unica che regge è la tazza, che lei è proprio solida, ma il più grande fallimento è proprio lui. Noto adesso che tutti i buchini dell'audio sono tappati, ma non è neanche la cosa peggiore, direi. Ma che poi guarda, vedi, c'è proprio un taglio qua. Invece guardate che orgoglio queste scarpe. Quasi tutte. Quasi tutte. Beh, loro erano brutte anche prima, per cui non è che adesso siano poi peggiorate così tanto, anzi almeno adesso sono simpatiche. Però per quanto riguarda tutte le altre sono veramente orgogliosa. Guardate qua queste ciabattine, le scarpe abbinate e poi vabbè queste altre. Non saprei dire quanto a lungo può resistere questa pellicola su delle scarpe, perché comunque sono soggette a usure e sollecitazioni. Però direi che è proprio il momento di fare una bella sfilata. Antonio, ben arrivato. Salve. Volevo farti un regalo. Ti abbiamo preparato un paio di scarpe della tua taglia. Anna, a te le tue scarpe. Ma sono rosa. Piero, le scarpe. Wow. È tipo misto fra militare e Minecraft. Ti conferisco le tue scarpe. Ma che è sta roba? E infine, Francesca, ecco a te le tue scarpe. Per me, non me l'aspettavo. Sì, eccole qua. No, ma sono stupende. Sembrano tipo fumettose. Pensavo potesse venire così fico. Non è venuto malissimo. Viste da lontano, velocemente. Ma che è sta roba? Sono belle. Ma sono belle cosa? Per essere buttate. Provole.
ma scricchiolano. Ma che schifo! Ma sta roba perde polvere. Alcune parti sono venute peggio di altre, ma quello che conta è il davanti, perché è questo che potrai esibire, quindi prego. Ma non è che è la prima volta che piove, eh? Questa è proprio sbiadita. Guarda che carine, ma poi sono anche comode. Ah, sento dei granellini sotto al piede che si staccano e scricchiolano. Ah, ho paura a muovermi perché si sgretolano. Guarda qua, sembra che c'ho la porpora sul piede. Grazie, molte. Pensi che le indosserei davvero? Sì, seriamente. Sono scarpe belle, perché lo fai, non le metti. Pensi che le odierai? Onestamente. In conclusione, spero che il video vi sia piaciuto. Io mi sono divertita tantissimo, anche Kama qui con me, che mi ha aiutato appunto ad allestire tutto questo laboratorio itinerante. Nel caso voleste provare anche voi questa tecnica a casa, vi ho messo appunto qua sotto in descrizione tutti i link di dove io ho acquistato i materiali, degli strumenti che abbiamo utilizzato. E se vi è piaciuto questo video, probabilmente potrebbe piacervene un altro molto simile che abbiamo fatto sulla Suminagashi Art, che è una tecnica che per certi versi somiglia a quella del water dipping, però ha qualcosa da raccontare di un po' più orientaleggiante. Io vi ringrazio moltissimo per aver visto il video, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!